arrivata qua, mi hanno dato questa medaglia, eccola qua, ok? Con questa cifra, questo è il marchio 316D. Io sono la 316esima bambina arrivata ad ottobre 56. C'è scritto che sono nata da una madre che non vuole essere riconosciuta, pluripara, quindi che ha partorito qualcun altro prima di me. E io non so se c'è un fratello, se c'è una sorella, ma non c'è scritto altro. Ora io ho anche un'anemia emolitica che purtroppo hanno ereditato anche i miei figli, però non posso fare ricerche, non posso fare niente. E a 58 anni sono stanca. Io l'ho saputo ad 8 anni tramite le persone, perché le persone sono cattive su questo senso, e mi hanno sempre classificato di serie B. Non ero figlia dei miei genitori adottivi, quindi ero sempre una figlia di NN. A 18 anni ero fidanzata con un medico neolaureato e mi lasciò per questo, perché mi disse che io, se avevo il sangue di una donna di strada, avrei fatto la donna di strada, ok, perché era quello il mio sangue. Marchio, eccolo qua, guarda, questo è quello che io non digerisco. Marchio di 316, cioè io sono marchiato come le mucche, come gli animali. Ma io voglio sapere di chi sono figlia io, e se ho un fratello, una sorella. Si ha bisogno di una sorella, le amiche non sono per sempre, non sono parte tua. Basta, insomma, ho bisogno di sapere. Questo si muoveva, fuori mettevano i bambini e andavano via. E l'infermiera, chi era l'addetto, ecco qua, piccolissimo, guarda, piccolissimo. Ah, tante, io mi sto mantenendo per non piangere, perché, cioè, penso, come fa una mamma? Cioè, io il mio compleanno non l'ho mai festeggiato, perché penso che mia mamma in quel giorno mi ha mandato via, e vorrei che quel giorno lei se ne ricordasse. Non so come si fa a non sapere chissà che fine ha fatto mia figlia, come sta, che avvenire ha avuto. Io quando mi sono sposata non guardavo mio marito, né tantomeno sull'altare, io guardavo indietro, aspettavo sempre una donna sconosciuta, che venisse perlomeno a vedermi quando mi sono sposata. Cioè, un passo importante, invece no, nemmeno quel giorno là. E io non mi sono goduta niente della mia vita. Quando ho avuto i figli miei ho sempre pensato, mamma mia, che bello, che bella gioia. Però d'altra parte pensavo, mia mamma ha avuto questa gioia e mi ha dato via. Cioè, che coraggio. E ha trovato, vedi, guarda, questo l'ha trovato dopo 47 anni. Ce li ho tutti i tagli di giornale quasi, insomma, quelli che posso. Però vedi, faccio ricerche, ma poi ho sempre un buco enorme davanti a me. Il posto qui, come si può vedere, è ridotto proprio male. C'è una chiesa che non ha le porte, un orfanotrofio che era un fiore all'occhiello, diciamo, della città di Napoli. E adesso è abbandonato, rotto da anni, non da adesso, da anni. Le istituzioni non fanno niente. C'è una ruota di cui si parla, storica, eccetera, eccetera, ma abbandonata. Cioè, io adesso vedo quei palloni, fuori la finestra. Cioè, mi fa, sinceramente, mi fa il freddo addosso. Non riesco a immaginarmi là, quando ero piccina, che stavo lì. Vedi, mo, i ricordi, quello che noi, un flashback, chiamiamolo come vogliamo, però abbiamo bisogno di radici noi. Non possiamo stare così sospesi nell'aria, abbiamo bisogno di radici, nessuno vuole parlare. Parenti, amici dicono... Basta, tu sei cresciuta, tieni dei figli, hai una famiglia, che cerchi più? Cerco le mie radici, anche se non si vuole far conoscere mia mamma. Io sono pronta a bendarmi, voglio solo toccarle il viso, se c'ha gli occhi miei, il naso mio. Quando sono nati i figli miei, la prima cosa, io ho detto, chi somiglia? E io? Io a chi somiglio? Il mio sangue, di chi è? E questa è la mia domanda.
tutto qua, io non voglio niente, assolutamente.